Nell'agosto del 1977, un radiotelescopio dell'Università dell'Ohio, soprannominato Big Ear, ovvero Grande Orecchio, captò un segnale radio che da allora è diventato probabilmente il più famoso e discusso nell'ambito del SETI, ovvero la ricerca di vita intelligente extraterrestre. Il segnale è passato alla storia come segnale wow, perché quando Jerry Heman, il radioastronomo che raccoglieva i dati di Big Ear, vide il tabulato dove era riportata l'osservazione, la marchiò con un segno rosso e ci scrisse accanto l'esclamazione wow, appunto. Ecco, ma cosa c'era di così interessante nel segnale wow da meritare questa esclamazione? E dopo così tanto tempo siamo in grado di dire che cosa potrebbe averlo provocato? Proviamo a capirlo. Per capire meglio il segnale wow, iniziamo dal modo in cui è stato osservato. Il radiotelescopio Big Ear non era un radiotelescopio dotato di una parabola orientabile che quindi poteva puntare in qualunque direzione del cielo. Poteva essere orientato verso l'alto e verso il basso rispetto al cielo, ma non poteva essere ruotato a destra e a sinistra. Quindi, una volta fissata un'altezza rispetto all'orizzonte, bisognava sfruttare il moto di rotazione terrestre, aspettare che il cielo si spostasse per poter osservare regioni diverse in senso orizzontale. Ogni segnale proveniente dal cielo veniva raccolto da due antenne separate, posizionate a una distanza di circa 1,5 metri l'una dall'altra. Quindi, qualunque sorgente fissa in un punto del cielo veniva prima osservata da una delle due antenne e dopo un po', a causa della rotazione terrestre, dall'altra. Questo è un dettaglio importante, come vedremo tra poco. Un altro dettaglio importante è la banda di frequenza a cui operava Big Ear, ovvero intorno ai 1420 MHz. Perché proprio questa frequenza? Perché si tratta della frequenza corrispondente alla famosa linea a 21 centimetri dell'idrogeno. L'idrogeno è l'elemento più abbondante nell'universo, emette radiazione elettromagnetica intorno ai 1420 MHz e quindi questa frequenza viene usata in radioastronomia proprio perché permette di identificare la presenza di idrogeno nello spazio. Ma è anche la frequenza che, secondo molti studiosi che si occupano di ricerca di vita intelligente nell'universo, potrebbe essere usata da altre civiltà tecnologiche che volessero mandare un segnale radio verso altri pianeti. L'idea è che qualunque specie extraterrestre che abbia sviluppato la tecnologia radio e l'astronomia debba conoscere la linea a 21 centimetri dell'idrogeno e sapere che l'idrogeno è diffuso ovunque nell'universo e quindi le verrebbe naturale utilizzare questa frequenza come una specie di canale universale. E ora veniamo al segnale wow. Guardiamo proprio i dati così come appaiono nel tabulato dell'osservazione e cerchiamo di capire che cosa significano. Nella parte del tabulato evidenziato da Heman in rosso, vediamo una serie di lettere e numeri. 6, E, Q, U, J e 5. Questo è il segnale wow. E superficialmente potremmo pensare che la cosa che lo rende interessante e che ha suscitato l'esclamazione di Heman sia che i numeri e le lettere possano essere una specie di codice segreto inviato dagli alieni, un segnale da decifrare. In realtà queste cifre hanno un significato completamente diverso, vediamo quale. Ogni numero o lettera nel tabulato equivale a un'osservazione di un punto del cielo della durata di circa 12 secondi. Le osservazioni sono ordinate verticalmente nel tabulato e quindi vanno lette dall'alto verso il basso. Come ho già detto, l'antenna è fissa, ma la Terra ruota e quindi col passare del tempo vengono osservati punti sempre diversi nel cielo. Dunque le cifre dall'alto verso il basso nei tabulati sono osservazioni successive raccolte dall'antenna nella direzione orizzontale. Un'altra cosa da capire è che ogni colonna del tabulato corrisponde a un diverso canale dell'antenna, cioè a una diversa frequenza. Quindi, muovendosi su una riga da sinistra a destra, abbiamo l'osservazione dello stesso punto del cielo, ma a frequenze diverse, un po' come se cambiassimo stazione radio. Tra un canale e l'altro, cioè tra una colonna e l'altra del tabulato, c'è una differenza di frequenza di circa 10 kHz. Cosa indicano le cifre sul tabulato? Le cifre indicano l'intensità del segnale radio rispetto al rumore di fondo, cioè quello che è presente comunque nell'antenna anche in assenza di sorgenti. In questo caso, cioè in assenza di segnale, nel tabulato
cioè uno spazio bianco. Il numero 1 significa invece che il segnale supera appena il rumore di fondo, cioè ha più o meno la stessa intensità del rumore di fondo. Il numero 2 indica che è due volte più intenso del rumore di fondo, il 3 tre volte più intenso del rumore di fondo e così via. Arrivati a 9, le cifre numeriche sono finite e si continua con le lettere da A a Z. Quindi A è un segnale 10 volte più intenso del rumore di fondo, B è un segnale 11 volte più intenso del rumore di fondo e così via. Ora, una sorgente che attraversa l'antenna dovrebbe ovviamente produrre un segnale che cresce e poi diminuisce rispetto al rumore di fondo. Quindi sul tabulato dovremmo vedere i numeri aumentare verticalmente e poi diminuire sempre verticalmente. Come si vede nel tabulato, il più delle volte l'intensità è 1 o 2. Raramente si vede l'intensità salire a 3 o a 4 e quando si supera 5 la cosa è abbastanza interessante da attirare l'attenzione e infatti questi numeri si vedono cerchiati nel tabulato. Ma il segnale wow è decisamente fuori dal normale. Quanto fuori dal normale? Beh, il segnale inizia subito 6 volte più grande del rumore e la sequenza di lettere successive significa 14, 26, 30, 19 e 5. Quindi nel punto di massima intensità il segnale radio è stato 30 volte più intenso del normale. E il tutto è durato complessivamente 72 secondi, ovvero 6 blocchi da 12 secondi ciascuno. Quindi, insomma, i numeri e le lettere non sono un segnale cifrato, sono semplicemente l'intensità del segnale. Se volessimo tradurlo in un grafico, quello che vedremmo è una tipica curva a campana, cioè un segnale che aumenta, raggiunge un massimo e poi diminuisce. Non c'è dubbio che si sia trattato di un segnale molto intenso e questa è la cosa che ha fatto esclamare wow a Eman. Era decisamente una cosa fuori dal comune, ma c'è un'altra cosa interessante. Se osserviamo il tabulato, vediamo che il segnale è confinato soltanto in una colonna. Le altre colonne non hanno nulla di particolarmente notevole rispetto al rumore di fondo. Questo significa che il segnale è concentrato su un singolo canale, quindi su una precisa frequenza. È quello che in radioastronomia viene chiamato un segnale a banda stretta. In genere, i segnali di origine naturale prodotti da fenomeni astrofisici non sono così, sono sparpagliati su un intervallo di frequenze più grande. Quindi un segnale del genere avremmo dovuto vederlo su più colonne. I segnali a banda stretta invece sono tipici delle trasmissioni artificiali, per esempio quelle prodotte da una radio, un telefonino o un satellite artificiale. Un'altra cosa da notare è la durata del segnale, 72 secondi. 72 secondi è esattamente il tempo impiegato da una sorgente fissa nel cielo, come una stella per esempio, per attraversare la regione che l'antenna di Big Ear era in grado di osservare. Inoltre la forma del segnale è precisamente quella che avrebbe una sorgente di intensità costante. La salita e la discesa non è dovuta alla variazione dell'intensità della sorgente, ma dipende dalla risposta dell'antenna. Detto in parole povere, quindi, il segnale wow è un segnale di intensità costante che proviene da un punto che ruota insieme al cielo. E questo è quello che fanno normalmente le sorgenti molto lontane nello spazio, come le stelle appunto. Non ha le caratteristiche che avrebbe una sorgente vicina e in movimento come potrebbe essere un aereo o un satellite artificiale. E non è neanche il segnale che ci aspetteremmo da un'interferenza proveniente dalla superficie terrestre, perché un'interferenza del genere sarebbe ferma rispetto al radiotelescopio, non apparirebbe muoversi in quel modo. Ma ecco una cosa strana, all'inizio ho detto che Big Ear aveva due antenne e che una sorgente che ruotasse insieme al cielo avrebbe dovuto essere osservato prima da una delle due antenne e poi dopo qualche minuto dall'altra. Questa cosa serviva proprio come test per identificare qualcosa di costante nel cielo, come una stella, una galassia o altro, insomma una sorgente che è sempre accesa e quindi deve poter essere osservata due volte in sequenza, prima da un'antenna e poi dall'altra. Beh, nel caso del segnale wow le cose non sono andate in questo modo. Il segnale è stato catturato soltanto da una delle due antenne. Questo significa che il segnale si è spento nel passaggio da un'antenna all'antenna successiva. Insomma, all'inizio era acceso e poi era spento qualche minuto dopo. Questa è indubbiamente una cosa piuttosto strana. C'è però un dettaglio sfortunato. Per come era fatto lo strumento, non c'era modo di sapere quale delle due antenne aveva effettivamente osservato il segnale. Questo purtroppo produce un'ambiguità, impedisce di sapere esattamente da quale direzione precisa del cielo arrivava il segnale. Rimane il dubbio tra due regioni diverse, verso cui puntavano le due antenne in quel momento, entrambe si trovavano nella costellazione del Sagittario. Quello che sappiamo però è che le possibili coordinate del segnale non corrispondono
a nessuna sorgente astrofisica nota e nemmeno alle posizioni dei pianeti in quel momento. E comunque va anche detto che i pianeti, così come le comete o gli asteroidi, non producono un segnale radio di quel tipo. Verrebbe allora da pensare a un segnale radio artificiale di origine umana, per esempio un satellite artificiale. Ma questa spiegazione non va molto d'accordo con i dati. Intanto, come ho già detto, la sorgente si muoveva insieme al cielo e questo significa che doveva essere molto più lontana delle orbite occupate solitamente dai satelliti artificiali. Inoltre, le frequenze intorno ai 1420 MHz sono protette proprio perché vengono usate in radioastronomia. In altre parole, le trasmissioni a quelle frequenze non sono autorizzate. A ogni modo, sono state fatte tutte le verifiche e nessun satellite, nessuna sonda spaziale conosciuta si trovava nella regione dove stava osservando il radiotelescopio in quel momento, quindi non può aver prodotto il segnale wow. Certo, potrebbe trattarsi di trasmissioni non autorizzate, quindi in quella frequenza, o di satelliti spia militari, di satelliti segreti, però sembrerebbe strano che qualcuno che non voglia essere scoperto e non voglia farsi captare trasmetta proprio alla frequenza più osservata dai radioastronomi in tutto il mondo. Insomma, il segnale wow è sicuramente enigmatico e al momento non può essere spiegato facilmente né con qualche fenomeno astrofisico conosciuto né con l'attività umana. E va bene, potremmo fermarci qui e non ci sarebbe nulla di male. Però ci piace capire le cose e ci piacerebbe anche sapere se per caso potrebbe essere stato prodotto da una civiltà tecnologica extraterrestre. E certamente è una possibilità che non può essere esclusa. Il segnale ha caratteristiche che per certi versi lo rendono compatibile con un'ipotesi del genere. Quindi la spiegazione extraterrestre non può essere scartata facilmente, ma ha anche lei i suoi problemi. Il problema più grande è che il segnale non è stato mai osservato di nuovo. Nei decenni trascorsi da quando è stato captato sono stati fatti molti altri tentativi, sia con lo stesso Big Ear, sia con altri radiotelescopi anche più sensibili, e nessuno di questi tentativi ha avuto successo. Purtroppo uno dei requisiti fondamentali dei fenomeni spiegabili scientificamente è che possano essere riproducibili e il segnale wow non lo è. È un evento che è avvenuto una volta soltanto e questa mancanza di riproducibilità rende complicato trovare una spiegazione di qualunque tipo. Anche l'idea che sia stato prodotto da intelligenze extraterrestri non sembra del tutto ragionevole. Perché dovrebbero fare una cosa del genere, cioè mandare un segnale brevissimo e poi smettere? Oltretutto un segnale costante senza nessuna modulazione, quindi senza nessun contenuto di informazione. Ok, potrebbe essere solo un modo per dire ciao, ci siamo, siamo qui. Però insomma è un po' poco. Potrebbe allora essere stato un segnale periodico, ma potremmo essere stati così sfortunati da mancarlo ogni volta nelle successive osservazioni. Anche questo non è tanto plausibile. È stato calcolato che se il segnale avesse avuto un periodo regolare più piccolo di 40 ore, le osservazioni successive che sono state tentate avrebbero dovuto captarlo di nuovo. Se invece il periodo fosse stato molto più lungo di così, molto più lungo di 40 ore, osservarlo per puro caso, una sola volta, la prima, sarebbe stato piuttosto improbabile. Un'altra possibilità è che il segnale non abbia un periodo regolare, come un faro, ma si ripeta in modo del tutto casuale. Ma perché una civiltà extraterrestre dovrebbe fare una cosa del genere? Chissà, magari per aumentare le possibilità che qualcuno da qualche parte intercetti questo segnale per caso. Potrebbero pensare di spararlo in tutte le direzioni, non sapendo chi potrebbe osservarlo, e sperare che qualcuno prima o poi ci caschi. Ad ogni modo, uno studio recente mostra che, in base ai dati esistenti, a tutte le osservazioni fatte nei passati decenni, una spiegazione di questo tipo, cioè un faro casuale, ha solo due possibilità su 100 di essere corretta. Quindi non è possibile escluderlo del tutto, ma indubbiamente è una probabilità molto piccola. Insomma, cos'era dunque il segnale wow? La risposta più onesta è che non lo sappiamo. Ha indubbiamente caratteristiche enigmatiche che potrebbero essere compatibili con un'origine artificiale e extraterrestre, soprattutto il fatto che sia concentrato in una frequenza molto precisa e non utilizzabile da trasmissioni terrestri.
Però questo non basta. Tra tutti i possibili candidati SETI, in decenni di osservazione, il segnale WOW è probabilmente il più interessante, sicuramente il più famoso, ma è importante capire che non abbiamo nessuna prova per concludere che sia un vero segnale di intelligenza extraterrestre. E l'universo è sicuramente molto complesso, non sappiamo tutto quello che c'è da sapere, e questo ci dice che un giorno il segnale WOW potrebbe essere spiegato da un fenomeno astrofisico che ancora non conosciamo. Oppure potremmo anche convincerci che è un segnale alieno. Ma non siamo ancora a questo punto. Insomma, quando non abbiamo abbastanza dati per raggiungere una conclusione, l'unica cosa ragionevole da fare è restare nel dubbio, accettare il fatto che non sappiamo, sospendere il giudizio fino a nuove evidenze. La scienza funziona così.